Succede spesso, caro Leonardo, che quando accadono delle calamità, purtroppo, i media si mobilitano il giorno dopo o giorni dopo, no? Per seguire l'evento. C'è questa commistione, no? di sentimenti, e tutti quanti poi rimaniamo inorriditi quando vediamo determinate città, ad esempio, rase al suolo, come possono accadere dopo un terremoto. E la cosa che ci rincuora all'inizio, se possiamo trovare qualcosa che ci possa rincuorare, è che l'attenzione dei media sia tutta focalizzata, no? Mandiamo aiuti, non li dimentichiamo. Il problema è che poi passa una settimana, ne passano due, ne passano tre e la gente viene abbandonata perché non fa più notizia, perché non fa più audience, perché non ci sono più quelle immagini che vengono riproposte a rotazione i primi giorni, no? Per vedere quello che purtroppo è stato l'olocausto, come l'ultimo sisma che ha colpito l'Italia nei tanti comuni. E noi nel nostro piccolo a Roma Talk Radio cerchiamo comunque di dare voce a chi non l'ha più, perché poi le promesse, come tu ben sai, Leonardo, sono tante, e poi dopo alla fine, se uno va a fare i conti di tutte le promesse che sono state fatte, quello che raccoglie tristemente è sempre poco. Noi diamo il buongiorno a Francesco Pastorella, collaboratore del sindaco Alessandro Gentilucci del comune di Pieve Torina. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora Francesco, io non aggiungo altro, do proprio la parola a te, proprio per spiegarci quello che è l'attuale situazione del comune dove tu sei, ma anche dei comuni limitrofi che poi purtroppo hanno subito quello che è stata l'ultima onda sismica in Italia. Vai Francesco. Eccoci, intanto grazie per l'opportunità, per darci questa possibilità, insomma, di denunciare un po' di abbandono. Hai detto delle cose giustissime, le telecamere sono venute, hanno fatto lo show, hanno ripreso e trasmesso i crolli, ma in quei momenti c'era lo shock, eravamo tutti scioccati, tutti disorientati. Adesso c'è il dramma e ovviamente le telecamere non ci sono. Il dramma perché? Perché le persone non sanno che cosa fare, i sindaci non sanno che cosa fare perché sono stati riempiti di promesse E purtroppo non sono state mantenute. Io faccio esempio di Pieve Torina perché il mio paese, ma come Pieve Torina tutti i paesi piccoli, tra l'altro i vicenti, ci stiamo parlando di Castelsantaggio Sugnera, Ustica, Visso, Muccia, Pieve Bovigliana, Acqua Canina, se voi vi andate a vedere l'IGV c'è la lista degli epicentri. Questi piccoli paesini sono stati distrutti, Sant'Antonio, distrutti completamente, il 100% delle case, ripeto, il 100% delle case sono inagibili, e ad oggi per esempio a Pieve Torina è arrivato solo un container per il TOC, il centro operativo del comune. Quindi, a prescindere dalle promesse dei politici, prima vi stavo sentendo e lì mi sa ridere il Bertini di turno, diciamo che si gioca con lo stadio come si gioca con il referendum, anziché spendere soldi magari potrebbero darci una mano se vogliono veramente cambiare qualcosa. Nel 97 erano stati dati container con il bagno incluso, adesso ci saranno container cumulativi, container comuni, con il bagno in comune esterno. Noi siamo in montagna. Complimenti a tutti. Però a Pieve Torina è già morta un'anziana, perché ecco, spostandola dalla casa di cura mi vai a toccare l'equilibrio precario, la metti in un'altra situazione con tutto quello che siamo riusciti a fare, poi convenzioni eccetera eccetera, però se gli togli l'equilibrio, gli togli le persone, gli togli la comunità, non ha più senso. Allora io adesso non sto accusando di omicidio, però sto dicendo che per farvi comprendere che la situazione è gravissima. Tutti i giorni, allora Pieve Torina ha 80% di allevatori e agricoltori, quindi non se la posso andare al mare. Ci sono 43 attività, un paese di 1.480 abitanti, 43 attività commerciali, e tutti i santi giorni questi poveri crisi stanno davanti al sindaco a aspettare con gli occhi gonfi di pianto, aspettare che novità da questi signori che promettono e poi ovviamente non mantengono. Perché sì, ok, la televisione in media... Posso dire una cosa grave, Francesco? Dirla. Non aspettavo esattamente questo io. È grave dirla così, però io mi aspettavo esattamente questo, perché la storia dell'Italia è quella. Qui la gente è soltanto buona a fare l'imbonitore di turno, a farsi bello dicendo non possiamo abbandonarli, non dobbiamo lasciarli soli, dobbiamo essere italiani, e sono solo buoni a riempirsi la bocca di tante belle parole. Poi alla fine, quando c'è da vedere i fatti,
purtroppo ci sono persone come te, Francesco, che ci chiamano con veramente con gli occhi pieni di pianto, come tutti quelli che ogni mattina fanno la fila davanti al sindaco di Pieve Torina, aspettando che il sindaco possa fare quale miracolo, oltretutto, ma che si deve inventare il sindaco di Pieve Torina se non gli arrivano gli aiuti umanitari da parte dello Stato? Che si deve inventare? Assolutamente. Cioè, ma non voglio difendersi, non lo conosco, non è una cosa pro sindaco, ma no, tutti i sindaci di tutti i comuni toccati, se non l'aiuta lo Stato in quanto nazione, non possono fare nulla. Io voglio sottolineare che gli italiani aiutano, gli italiani stanno dando una mano. Ma noi morti di fame, però, Francesco. Noi morti di fame, bravo. Noi morti di fame ci aiutiamo. Poi tra l'altro, siccome i media indirizzano per turismo, università, eccetera, comunque sia gli italiani che fanno? Danno a chi vedono in televisione, quindi se non fai servizi su Pieve Torina, Castel Sant'Angelo Sonnera, usi d'avviso, li dai a chi vede in televisione, quindi senza nulla togliere ai paesi sponsorizzati, pubblicizzati o comunque dove le istituzioni sono andate. I piccoli paesi hanno problemi, tra l'altro a me piace parlare concretamente. Pieve Torina ha 1483 abitanti, hanno dato 9 vigili del fuoco dopo le prime due scosse. Questo che cosa ha causato? Che le persone non c'erano vigili del fuoco per andare a coprire le 35 frazioni di Pieve Torina e quindi le persone hanno dovuto attendere troppo tempo perché poi c'è stata la scossa del 6.5 e quindi non sono andati neanche a riprendere la roba a casa, quindi stanno collegati in Italia protezione civile e con assoluta dignità si vergognano pure a dire che gli mancano le mutande, capito qual è il discorso? Mentre dove sono andate le istruzioni, 150 vigili per 6.000 abitanti, uno ogni 40, mentre hanno uno ogni 160, ma la colpa non è delle persone o dei paesi, è delle istruzioni che comunque sia vanno a fare la chiacchierata, la promessa, hanno detto i container prima Natale. No, adesso dobbiamo dire a chi dobbiamo dare la parte. Un'altra cosa concreta. Ieri sembra una comica, ma sembra proprio una comica. Ieri è stato detto che dobbiamo vedere la regolarità delle società che vanno a fare l'appalto per l'assegnazione di container. Oh, ma è stufato. Cioè non esiste, vi dovete sbrigare. Oppure è anche stato detto bisogna che le città siano urbanizzate prima di poter dare. Noi a una settimana di sisma il paese di Torino ha consegnato il progetto alla protezione civile. Siamo pronti, siamo urbanizzati, mandateci questi container. Non ce li potete mandare perché non c'è i soldi, perché deve fare il referendum, deve fare la Ryder Cup 97 milioni, deve fare accogliere il mondo a spese nostre che paghiamo le tasse. Se li paghiamo noi, dateci la possibilità di comprarci, no, neanche quello possiamo fare. Cioè, vi rendete conto? Quindi, Pieve Torina urbanizzata, i container possono arrivare oggi, mandateceli, vediamo un po' che dicono. Cioè, è questa purtroppo la realtà, che poi ripeto, nelle falle del sistema Italia si può dire di tutto. Io ripeto, non voglio accusare nessuno, tantomeno poi i poveri, per esempio rifugiati, però il problema dei rifugiati è che ci mettiamo 18 mesi per decidere se i rifugiati hanno la possibilità di avere asilo o no, e questi 18 mesi costano 885 milioni di euro l'anno. E allora se tu ci metti 30 giorni come fanno in Germania, gli 885 milioni diventano 100 milioni e gli altri 700 ce li dai a noi che stiamo nella merda più totale, aggiungo io, non ti preoccupare. E allora i soldi ci stanno, e allora spendeteli bene. A me il referendum non me ne frega niente. Noi se spendo 100.000 referendum, ma dacci i soldi per campare, per fare le casette e per costruire e per ripartire, perché non vogliamo l'elemosina, vogliamo far ripartire le aziende, vogliamo metterci le condizioni della gente che vuole lavorare. I marchigiani lavorano come pazzi, pagano le tasse, aiutano a contribuire al PIL pesantemente, allora ridateci quello che è nostro. Francesco, buongiorno, una domanda, anzi due. Lì in comune in questi giorni sono arrivati uomini direttamente cariche ufficiali dello Stato che vi hanno promesso qualcosa? No, tramite telefonate, tramite il politico locale vengono, si fanno vedere, ma cariche dello Stato ufficiali non ce ne sono stati. Ovviamente abbiamo partecipato, insieme a partecipare a delle riunioni quando c'erano tutti i sindaci, è stato promesso tanto, tra l'altro ha partecipato anche alla Camera
a quella farsa dove fortunatamente Pirozzi gliel'ha suonate, perché c'è da suonargliele. Pirozzi è il sindaco di Amatrice. Sì, lo conosco. E quindi le promesse, ma le promesse anche pubbliche del nostro premier, è stato che entro Natale c'erano i container. I container non arriveranno per tutti entro Natale. I container sono umidi, tra l'altro. Ricordiamo che stanno in montagna questi signori, non stanno al mare, certo. Tropici, stanno in montagna. Certo. Ecco. E poi non possiamo andare al bagno fuori quando nevica. Una signora anziana non può andare al bagno rischiando di trovarlo occupato. Non mi puoi fare i container comuni. Non esiste, ma pura dignità volete toglierci? Quindi voi in questo momento... I soldi ci stanno. In questo momento con il 100% di inabilità al poter vivere nelle case di Pieve... La gente sta nelle macchine, nei camper, alla bontà di chi ci dà una mano e ci presta il camper, ci presta la roulotte. Poi ovviamente 800 persone sono andate alla coppia perché c'hanno i bambini. Certo. Come fanno i bambini a lasciare là? A parte lo shock psicologico, che i psicologi ne ho visti pochi, perché va sostenuta la gente, perché trova il capo espiatorio per arrabbiarsi o chiunque, perché sono giustamente nervosi, perché ma i nervosi sono disperati, credo, no? Ma sono disperati, sono increduli. Nel 97, che abbiamo subito anche lì il terremoto, ci sono stati dati subito, ci sono stati dati i container con il bagno, e adesso con il bagno esterno. Questo proprio non è una stupidaggine, è una cosa importante. Qui vuoi togliere la dignità, e non voglio sentire che non ci stanno soldi, perché li hai messi dall'altra parte, dalle banche, da salvabanche, dalla Raiffeisen, da quello che ti pare, ma non voglio sentire che non ci stanno i soldi. No, che poi in Italia la cosa bella è che quando c'è da salvare una banca corrono tutti, quando c'è stato da salvare un italiano non si muove nessuno. Questa è veramente la cosa clamorosa, purtroppo non solo in Italia. Ma questo non è qualunquismo, noi parliamo di cose concrete. La realtà, ho portato i soldi con me li sono studiati nel sito ufficiale del governo, non me li sono inventati. Quindi sfido chiunque a contraddire questa cosa. Ma ripeto, noi abbiamo bisogno di far ripartire le attività commerciali, perché la gente deve ritornare dal paese, deve stare lì. Non possono stare lì così degli automi. Voi se venite siete degli automi che non sanno che cosa succede domani. Allora noi stiamo cercando di dare una mano, io ho un'azienda di porto i giochi ai bambini, gli porto i gonfiabili, gli porto i giochi, ogni tanto faccio la festa, ma non basta, servono cose concrete, serve ripeto, aiuti per crescere, aiuti per ripartire. Non servono anche i soldi non li vogliamo. Vogliamo che ci comprano le casette, vogliamo che ci fanno riaprire il bar, vogliamo che ci fanno riaprire il forno, questo è. E Francesco, c'è un modo tramite il quale anche un ascoltatore di Roma Talk Radio può aiutare nel suo piccolo, ovviamente, sì, il vostro comune? Assolutamente, allora se vanno sul sito del comune di Pietorina, il sito ufficiale, ovviamente c'è il conto corrente, lì c'è un'ordinazione, sì, c'è il conto corrente, quella è la cosa più semplice, questi soldi che già stanno arrivando da amici, conoscenti, eccetera, li si impiega per acquistare delle piccole casette, delle 4x4 per poter far ripartire un pochetto queste aziende. Abbiamo fatto una raccolta nei Panorama a Roma, sono stati gentilissimi, hanno dato la disponibilità, soprattutto di vestiti, perché la cosa importante da adesso sono i vestiti, sono i cappotti, sono i giubbotti, poi la protezione civile vuole soltanto nuovi, quindi se tu c'hai un bel giubbotto che non usi più ma stai in ottimo lì, se non glielo puoi dare, e quindi devono essere nuovi. Ripeto, non sono riuscito ad andare dentro casa a prendere le cose, ci manca tutto. Poi adesso gli stanno fornendo piano piano, però ci sono cose ovviamente che ti mancano, cioè, e soprattutto hai uno o due cambi, lì fa freddo ragazzi, fa freddissimo. E quindi sì, si può aiutare attraverso queste cose, oppure si va su Facebook, c'è una pagina che si chiama Senti Pieve di Torino Fe, e lì ci sono tutti gli aggiornamenti sull'attività, su quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di tenere alto anche il morale, ma è una cosa impossibile. Guarda Francesco, nel nostro piccolo, io sono l'editore di Roma Talk Radio, nel nostro piccolo cercheremo di poterti dare una mano, quindi veramente ti prego, di volta in volta che avrai delle novità, sia spero solo buone, ma conoscendo l'Italia non credo, sia buone che cattive, ti prego di comunicarmelo, perché di volta in volta, come si muoverà lo Stato, tu avrai carta bianca qui a Roma Talk Radio per poter dire quello che è successo.
non soltanto adesso, ma anche in futuro. No, non c'è da ringraziare, non c'è da ringraziare. No, ma, c'è Medagliani, dovrebbe essere l'ABC. Dovrebbe essere Andrea, solo l'ABC. Vi ho chiesto la registrazione perché non tutti possono. Guarda, oggi pomeriggio, appena riuscirò a tornare a casa, che poi mi diverto anche a fare i montaggi, farò proprio un video con il nostro, con l'audio di cui stiamo parlando adesso, proprio col, in modo che potrei poi vederlo direttamente dal nostro canale YouTube. Manderò il link a Manuela. Così almeno lei poi te lo distribuisce. Bisogno di dare speranza. Per a forza, gente. Finisce quello e è finito tutto. Ci stiamo muovendo per aiutarli. Siccome se non aiuta, comunque noi non molliamo. Noi non lo lasciamo il paese, noi lo faremo ripartire. Anzi, dirò di più, Francesco: se poi qualche volta vuoi venire anche qui in diretta, in trasmissione, a tua disposizione. Sì, volentieri. Volentieri. Okay. Volentieri. Vi ringrazio. Grazie a te, grazie, mi raccomando. Forza per Dorina e forza per tutti quanti quei comuni che purtroppo dal tanto clamore iniziale sono stati via dimenticati. Un abbraccione grazie, grande grazie Francesco, un abbraccione. Grazie, buona giornata Francesco, io non credo che sia da aggiungere altro, credo che sarebbe buono andarsene un attimino in break e ricarichiamo un altro, altrimenti la querela, ma becco io no Francesco. A tra poco, sempre su Roma Talk Radio.